Ricominciamo, punto numero 13, ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare PD relativo alla prevenzione della lotta all'omofobia e trasfobia. Chi spiega l'ordine del giorno? Lo leggo. Prego, sì. Allora, premesso che il Parlamento europeo il 18 gennaio 2006 ha approvato più risoluzioni attraverso le quali invita gli Stati membri ad agire per contrastare diversi fenomeni in cui la omotransfobia si manifesta, definendo l'omofobia come una paura e un'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità, basata sul pregiudizio ed analoga al razzismo, xenofobia, antisemitismo e sessismo. La Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 3, stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, all'articolo 2, comma 1, recita: ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'articolo 1, recita: la dignità umana è inviolabile, essa deve essere rispettata e tutelata. E all'articolo 21 ribadisce: è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione, le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Il 10 dicembre, in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Presidenza di turno francese dell'Unione Europea, attraverso il Sottosegretario per i Diritti Umani nel governo francese, dottoressa Rama Yaid, presenterà all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite una proposta per la depenalizzazione universale dell'omosessualità. Nella proposta si chiede la moratoria delle pene che molte persone nel mondo subiscono a causa della loro omosessualità. Vista la legge regionale toscana 15 novembre 2004, numero 63, norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Considerato che il 17 maggio del 91 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'omosessualità una variante naturale del comportamento umano. Una cultura diffusa ancora oggi, anche in Italia, spinge a considerare le persone omosessuali, transessuali e transgender come perverse o malate, rendendole spesso oggetto di scherno e discriminazione, obbligandole a nascondersi e spesso a rinunciare, per paura di essere scoperte, al diritto di denunciare maltrattamenti, percosse, furti o ricatti. I casi di omofobia in Italia sono ancora troppo numerosi, sia per quel che concerne la violenza fisica che per le enormi difficoltà che ancora molti omosessuali hanno nel vivere serenamente il proprio orientamento sessuale nelle diverse dimensioni della propria vita, scuola, lavoro, famiglia. Si vedono a proposito i dati che emergono dal report sull'omofobia in Italia relativa al 2007-2008 dell'Arcigay. Tenuto conto che in Italia non ci sono specifiche politiche tese a contrastare le forme di discriminazione nei confronti delle persone omosessuali, transessuali o transgender e non esistono dati statistici utili per valutare il fenomeno. I dati statistici 2009 dell'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali dimostrano che l'omofobia è un fenomeno socialmente in piena diffusione nei paesi europei ed in molti casi tollerata, se non sostenuta apertamente, da esponenti politici ed istituzionali. La lotta all'omofobia e alla transfobia non riguarda solo le persone omosessuali, transessuali e transgender, ma interessa l'autorità pubblica e la volontà collettiva della società, soprattutto se si considera che le difficoltà hanno spesso inizio sin dalla scuola, non sempre adeguatamente preparata ad affrontare l'argomento. I ripetuti e recenti episodi di violenza e di aggressione omofobica e transfobica dimostrano senza ombra di dubbio e con drammatica evidenza il clima di intolleranza e insicurezza cui è sottoposta l'intera categoria dei cittadini omosessuali, transessuali o transgender. Considerato inoltre che in questi ultimi anni diverse amministrazioni locali e regionali hanno avviato politiche per favorire l'inclusione sociale delle persone omosessuali e transessuali, sviluppando azioni positive e promuovendo atti e provvedimenti amministrativi che tutelassero dalle discriminazioni. In particolare il Comune di Torino e il Comune di Roma sono i promotori della REDI,
Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, nato ufficialmente a Bologna nel settembre 2006, al fine di diffondere a livello nazionale le buone prassi realizzate in questo campo. Numerosi enti locali, tra cui la Regione Toscana, il Comune di Firenze, di Capraia al Limite, di Pistoia, di Pisa, di Roma, di Torino, di Bologna, di Cremona, di Perugia, di Napoli, di Venezia, di Messina, di Salso Maggiore, la provincia di Torino, di Siracusa, di Roma, di Cremona, eccetera, hanno aderito alla carta di intenti per la costituzione della Redi, Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Antidiscriminazioni per Orientamento Sessuale e Identità di Genere, che è allegato al presente provvedimento. Plaude e sostiene l'iniziativa dell'Italia di aderire alla proposta di decriminalizzazione universale dell'omosessualità presso l'ONU, presentata dalla Presidenza di turno francese dell'Unione Europea, accolta da tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. Invita il Parlamento italiano ad estendere anche all'orientamento sessuale e all'identità di genere le tutele previste dalla legge 205/93, detta legge Mancino, nei confronti di atti di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Invita il Governo italiano a predisporre una vasta campagna comunicativa e socioculturale per contrastare il fenomeno dell'omofobia e della transfobia, che preveda iniziative formative nelle scuole, nella pubblica amministrazione, tra le forze dell'ordine, nonché nei luoghi di lavoro con specifici programmi di diversity management. A dotare l'Istat dei fondi necessari per il finanziamento dell'indagine contro le discriminazioni per orientamento sessuale. A promuovere l'introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di elementi formativi che conferiscono agli studenti autonomia e capacità d'analisi, nonché spirito critico contro ogni forma di violenza e di discriminazione sessuale, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione delle persone, e a verificare che le istituzioni scolastiche controllino il materiale scolastico adottato dai docenti affinché non contenga stereotipi sessisti o discriminatori. Impegna il sindaco e la giunta comunale ad adottare iniziative utili a far sì che la giornata mondiale contro l'omofobia abbia nel territorio comunale un'adeguata risonanza e veda il massimo coinvolgimento delle istituzioni. A promuovere, in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica a una cultura delle differenze e dalla prevenzione alla condanna degli atteggiamenti e dei comportamenti di natura omofobica e transfobica. A promuovere, in collaborazione con gli organismi istituzionali di competenza, interventi nella scuola, perché istituzione deputata all'educazione dei futuri cittadini ad una cultura delle diversità e quindi luogo principale per lo sviluppo di iniziative dedicate alla lotta contro le discriminazioni. Ad aderire alla carta di intenti per la costituzione della Redi, Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Antidiscriminazioni per Orientamento Sessuale e Identità di Genere. Grazie, sono aperti gli interventi. Io. Intervieni subito, prego. Allora, questo ordine del giorno è stato presentato a novembre, perché nel mese di dicembre in vari consigli comunali, provinciali e regionali appunto è stato presentato un ordine del giorno, una mozione simile. Dietro la promozione del tavolo LGBT del PD e Sinistra e Libertà. E noi come gruppo consigliare del PD abbiamo pensato di aggiungere l'adesione a questa rete nazionale delle pubbliche amministrazioni contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, che non comporta un onere di spesa per il comune, ma semplicemente appunto serve per la diffusione delle buone prassi in questo campo. Io penso che l'ordine del giorno che ho appena letto sia abbastanza chiaro ed esaustivo. Volevo aggiungere, ci tengo particolarmente a dire, che questo ordine del giorno è indipendente da qualsiasi idea sull'origine dell'omosessualità, sui diritti degli omosessuali, è un ordine del giorno contro la violenza psicologica e fisica di persone che hanno un orientamento sessuale diverso. E secondo me è particolarmente importante anche un grosso impegno nelle scuole, perché una cosa che ho scoperto scrivendo questo ordine del giorno e che non conoscevo fino in fondo è che i suicidi degli adolescenti nelle scuole, il 70% dei suicidi è dovuto a questo motivo. Magari i ragazzi non sono neanche omosessuali, però l'essere presi in giro per questo motivo provoca delle grosse difficoltà. E
Niente, è un ordine del giorno contro la violenza. Diversi consigli comunali fa abbiamo parlato dei valori dell'amore verso il prossimo, della non violenza, per altri motivi. Spero quindi